La green economy italiana verso gli obiettivi climatici del Green Deal europeo. Sì. Che ruolo avrà il PNRR e come si colloca l'Italia nella prospettiva europea? L'Italia ha dei punti positivi e dei punti di difficoltà in questa transizione ecologica. Ovviamente beneficia di questa grande spinta del Green Deal europeo e delle risorse e anche della spinta delle riforme del piano nazionale di ripresa e resilienza. E i punti di forza sono quelli più noti, sono quelli dell'economia circolare, del riciclo, di alcuni suoi settori manifatturieri dove la svolta green è stata consistente e anche in particolare per esempio il settore agroalimentare. Ha due punti di difficoltà, le rinnovabili che non stanno crescendo, abbiamo bisogno di raddoppiare in 10 anni dal 20 al 40% ed è un salto enorme. Per le rinnovabili elettriche abbiamo bisogno di passare dagli 800 megawatt ai 7000 megawatt per 10 anni e questo salto non sta avvenendo. E nella mobilità urbana, dove le emissioni non sono calate, dipendiamo ancora troppo dall'auto e adesso con la ripresa economica stanno riprendendo anche le emissioni.